La Polizia di Stato di Milano, in sinergia con la Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica, ha concluso un'operazione che ha portato alla custodia cautelare di 10 persone. Questo è il secondo grande blitz che nel corso delle ultime 2 settimane hanno avuto luogo in Lombardia. I reati contestati, oltre a quello di associazione a delinquere di stampo mafioso, sono quelli di coercizione elettorale, traffico di droga, tentata estorsione, tentato omicidio e altri reati, tutti aggravati dal metodo mafioso. L'attività dei poliziotti della squadra mobile ha fatto luce sulle dinamiche della locale 'ndrangheta di Pioltello, feudo delle famiglie Maiolo Manno, e sulle attività di una persona riferibile alla famiglia di Cosa Nostra di Pietraperzia, collegata alla famiglia Rinzivillo.